messa, il boa nel karate Shotokai è l'arma fondamentale. Viene chiesto l'esame per la cintura nera, dal primo al quarto dan vengono chiesti i kata di boa, i quattro kata di boa riconosciuti. E si comincia già a praticare ovviamente da cintura colorata. È un'arma caratteristica che si sposa benissimo con la tecnica dello Shotokai perché vuole fluidità e continuità, armonia nel movimento e ci vuole qualche difficoltà di coordinamento all'inizio, però è molto potente e dà proprio l'idea della tecnica che prosegue in lunghezza, cioè che non si ferma lì. Rispetto all'utilizzo in stile Kobudo o Okinawa in generale, le mani, dove le mani sono più fisse e non si usa lo scorrere dell'arma, ma un'impugnatura più o meno fissa, nello Shotokai l'arma, per essere sfruttata in tutta la sua lunghezza, che è il punto di forza di quest'arma, è proprio la lunghezza, come il suo punto di debolezza è il fatto che debba essere utilizzato con le mani per essere efficace. Il suo punto di forza è la lunghezza. Nello Shotokai viene per questo sfruttata al massimo, però ci vuole una certa manualità e ci sono dei principi in base per sviluppare una corretta manualità. Come dicevamo prima, Okinawa stile corto. Shotokai, la stessa tecnica. Cerca di sfruttare giustamente tutta la lunghezza dell'arma. Una tecnica su cui si vede molto e su cui si ha all'inizio la maggior difficoltà ad applicarlo, anche se viene fatto proprio perché è la base e imparato ad applicare lì, poi dopo si comprende come applicarlo tutte le altre tecniche, è il Kirikaeshi. Kirikaeshi Ichi. Allora, Kirikaeshi è questo esercizio. Una volta era così. 1, 2. 1, 2. Ora questo è diventato 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Cioè la continuità è data dal movimento delle mani, del pollice e del mignolo. Il pollice e il mignolo sono fondamentali, in tsuki sono fondamentali, tsuki. Tutte le tecniche a mano chiusa, nelle tecniche con le armi, come ad esempio la spada, fondamentale, pollice, mignolo. Sì, uguale, nell'utilizzo del bo, pollice e indice cominciano a effettuare il movimento di rotazione mentre questa mano si avvicina e si unisce. Quando si unisce e continua il movimento di rotazione, l'altra torna al fianco. Fa movimento corretto. Ok? Mentre prima era un movimento sì, abbastanza veloce una volta presa una buona manualità, ma non così veloce come adesso e soprattutto non così potente, perché sommiamo ora due forze, la rotazione mignolo pollice della mano più la spinta dell'altra mano, e ricordiamoci che maggiore velocità si traduce sempre in maggiore potenza per il colpo. Ok? Poi dopo so, questo è un principio che, come vi ho fatto vedere prima, si applica a tutte le tecniche. Mentre prima era questo si allargava e poi si chiudeva, ora comincia il mignolo pollice e prosegue. Grazie. Us.